un'analisi dal punto di vista del partito per anche alle europee, si è visto un risultato importante che non tutti si aspettavano, perché comunque sulle europee Fratelli d'Italia in Piemonte è arrivato al 30,44. Attenzione Sì, all'audio che... rimangono alcune, è un risultato straordinario, rimangono alcune aree dove dobbiamo lavorare, ma nel 90% del Piemonte il risultato è stato davvero molto importante. Quindi abbiamo intrapreso una strada giusta e continueremo a percorrerla. Per le regionali altrettanto. Siamo felici di aver contribuito in maniera importante alla riconferma di Alberto Cirio. Adesso credo che non ci sia spazio per il riposo. E si debba iniziare immediatamente a lavorare, perché alcuni mondi piemontesi devono avere risposte i malati in lista d'attesa, gli agricoltori che non riescono a raggiungere il reddito minimo, le industrie che vorrebbero ingrandirsi, insediarsi in Piemonte e non riescono a farlo, i cittadini che non hanno servizi e che non hanno lavoro. Quindi credo che il tempo di riposarci non ci sia. E si debba partire immediatamente mettendo la quinta e portando davvero in questo secondo mandato il Piemonte a un'altra velocità. Altra cosa, abbiamo sentito Forza Italia che dice, insomma, se continua così avremo qualche consigliere in più e anche magari e anche un assessore in più, insomma, ci si aspetta più o meno, si potrebbe arrivare a tre assessori di Forza Italia, ci è stato detto. E quanti allora per Fratelli d'Italia con questi numeri? Noi abbiamo in testa l'unità del centrodestra e della coalizione. 5 anni fa ci siamo messi a disposizione, non abbiamo la sindrome degli arricchiti, nel senso che ricordiamo bene quando eravamo all'1,8, oggi che siamo al 30, quindi non abbiamo mai fatto una questione di posti e di poltrone l'alleanza di centrodestra e quindi se esiste un ragionamento di questo tipo, che non credo esista, lo lasciamo fare ad altri. Per noi conta il consenso, conta l'appoggio dei territori, la competenza delle persone da inserire in squadra. Quindi questi sono i criteri con i quali andremo a delineare la nuova squadra che affiancherà Alberto Cirio al governo della Regione Piemonte.